Federico, ma cosa sono dei regali che ti ha comprato papà? No. Chi te li ha regalati questi qui? Fai fuori, dai. Chi te li ha regalati? La nonna. Questo qui invece no, siamo andati a comprare dove? Sul? Mercato. Sul mercato, sì, ma l'hai già fatto tutto però, no? Fuori che la pera e... cos'è questo qui? Un pe? Cos'è un pe? Una zucca. Federico, ma ti viene sempre papà a prendere all'asilo? Sì, anche un po' di meno. No, sempre papà. Vediamo un po' che ci viene. I tuoi amici quali sono? Non direi ancora. Cardinali. Chi c'ha là? Che macchina c'ha il cardinale? Là? Davide. Davide. Ecco, il 500. Davide, viene il papà di Davide all'asilo a prenderlo? La mamma. La mamma tua non viene mai a prenderti l'asilo? Non ce l'ho! La mamma di Federico dov'è? Sarà a Piacenza, penso, cioè. Per che cazzo suoi, cioè, per gli sfatti suoi. Ma tu sei sposato? No, no. Non vivevamo 4 anni fa. Ma avete deciso di non sposarvi quando eravate insieme? C'era una decisione? No, a parte il fatto che lei era già sposata, no? Aveva anche una bambina, tra parentesi, quindi era impossibile perché c'era già in ballo il divorzio. Separazione legale, quelle questioni. Poi in ogni caso a me non interessava molto sposarmi, cioè non è che mi interessa, cioè mi interessava trovare cercare un'unione così, una coppia che stessi benissimo. Solo che da quando era nato lui, cioè, si è un po' scoperto qual era la sua così, insomma. E allora io ho proprio deciso dopo un 6 mesi. Proprio non ce la facevo più, ho deciso che di tenerlo io e basta. Cioè, le parole la nascita sentito. Di Federico ha fatto cambiare molto i rapporti tra te. Sì, abbastanza. A parte che prima c'erano un po' alcune questioni, ma secondo me erano le questioni che hanno tutti, insomma, più o meno quelli che vivono insieme, diciamo. C'erano altri problemi di concezioni di vita un po' diverse, cioè io proprio. Ero molto diverso da certe cose da lei, però... In che cosa? Nel modo di dire le cose, cioè il fatto di vivere che in una casa ci vuole un po' di così, insomma, un po' di collaborazione, ci vuole un po' di razionalità più che altro, no? Lei invece era molto irresponsabile, cioè viveva molto così, come cavolo gli piaceva, cioè voleva fare un po' la vita che vorrebbero fare tutti quando si è giovani, cioè, però a un certo punto se tu decidi di fare una scelta di un certo tipo è chiaro che devi anche adeguarti. Ma voi non avevate scelto di avere il bambino o no? Lì è stata una storia molto, molto dura, diciamo, sinceramente adesso non è che dica che... Però io non lo volevo mica, obiettivamente. Lei invece dice che non voleva assolutamente, la pelle è la mia. Io obiettivamente non ero pronto assolutamente perché i bambini cioè, mi piacciono, però il fatto di averlo io, no? Cioè, mi dava molto da pensare, infatti non mi sono sbagliato, in quanto un bambino cioè, è parte di te, no? Quanto tempo siete rimasti insieme tu e il tuo ragazzo dopo la nascita di te? Ah, io penso 5 mesi più o meno, 6 mesi, no? Cioè mi ricordo che andava, lo portavo al baby parking, che è un asilo a pagamento molto salato, di Piacenza, perché appunto lei non voleva curarsi. Io dovevo andare a lavorare, quindi lo mettevo giù. Lei nemmeno quando era piccola se ne era mai voluta curare? No, non è che non se ne curasse, se ne curava, ma quando gli faceva molto comodo, insomma, appunto quello che mi faceva veramente andare nei matti era quel fatto lì, insomma, che non era assolutamente cosciente di quello che fosse, insomma, perché è chiaro che... non è che piace a tutti per dire fare certe cose, i bambini sappiamo benissimo, però è evidente, se le facciamo insieme, una volta le faccio io, una volta le fai tu, non sono neanche così pesanti per lei, no? Dato che lei era una donna libera, cioè era già sulla linea, diciamo, delle donne così, femministe. E quindi è chiaro che se io devo andare a lavorare, al mattino fare i salti mortali, lei dormiva, poi andava per cavoli suoi, io tornavo la sera, dovevo fare il lavoro in casa, farmi da mangiare, pensare a lui, a papà che magari non c'erano i pannolini perché non li avevo comprati. Chiaro che tu a un certo punto devi anche tirare delle conclusioni, sono tutti deciso e una mattina quando abbiamo passato i limiti del tollerabile, cioè di quello che era la sopportazione umana, io l'ho definita così. E ho detto adesso basta, cioè tu vai per i cavoli tuoi e non se ne parla più. Cioè, le giornate erano queste qui,
l'asilo prima alle 7:30, no? Perché io cominciavo alle 8, solamente che c'erano dei problemi anche di pasto, no? Cioè, quando vai all'asilo nido, non è come adesso per dire che mangia quello che mangio io. C'erano questi problemi che all'asilo dovevo spiegare tutto. E poi c'era il problema enorme delle persone, no? Questo qui mi è rimasto molto impresso perché è una cosa che mi è durato un mese l'asilo, no? Cioè, una cosa incredibile, perché lui aveva, fra tante signorine all'asilo, ce n'erano due che gli piacevano molto, ecco, diciamo, alle quali io tranquillamente potevo darglielo così al mattino, spiegavogli tutto e lui era contentissimo, no? Mentre invece con le altre non legava, no? Quindi c'era un... Poi invece col tempo è cresciuto, era un anno, così, cioè, ha avuto anche dei rapporti molto belli, cioè, nel senso che non, per esempio, io avevo questo problema qui del fatto della mamma, no? Per della donna in casa, no? Cioè, quello che mi hanno sempre detto l'asilo nido, cioè, proprio mi hanno ripetuto, e anche tuttora lo dicono, che, cioè, secondo loro non ha mai avuto di questi problemi qua, nel senso che lui tranquillamente, cioè, era sereno, cioè, questo fatto qui non è che lo turbasse, cioè, al limite erano gli altri che gli ponevano il problema, ecco, diciamo, magari gli chiedevano, ma tua mamma non vede mai. C'è Federico oggi? Buttoni! Dimmi! Buttoni mi tira la sabbia! No, lui non mi lasciava stare! No, lui ci tira la sabbia allora! Chi è che ha tirato la sabbia? Spiegatemi un po' com'è! Calma, bimbi! Dimmi un po' chi ha tirato la sabbia! Oggi vediamo un po' di che colore sono le cicche! Federico! Oppa! Sì. Facciamo il risottino? Sì. Poi mangiamo un po' di tonno? O no? Abbiamo mangiato l'altra sera tonno. Cosa mangiamo? Vediamo un po', c'è? Pesce. Un ovo sodo facciamo. L'ovo sodo, eh? Tutte le sere quando ritorni dal lavoro c'è il problema della cena. Il problema ce l'hanno tutti della cena, penso, meno che non abbiano uno di servizio. Ma per me è molto normale, anzi anche quando ero in casa lo facevo. Io per libertà intendo quello che decido di fare, quello che mi sento di fare lo faccio, no? Quindi è chiaro che se una cosa la faccio forzatamente non la faccio. Però quando io ho scelto di uscire di casa, di andare a vivere, cioè di affrontare un certo tipo di vita, no? Ero ben convinto di quello che facevo, ma io quello che volevo era la mia libertà di agire, di fare. Una sera non vogliamo venire a casa a cena, andiamo a mangiare in trattoria, no? O nel negozio, come dice Federico. Tu hai una madre, la nonna di Federico, sì. Non hai mai pensato in qualche momento di affidarlo a lei? Di... Assolutamente, no. Cioè, questo problema qua non... Se avessi fatto una cosa del genere, guarda, non so cosa avrei fatto piuttosto di fare così, cioè, veramente. Figurati se io devo fare la fine di tutti quelli che, cioè, appunto, prendono i genitori, no? Dato che ha 70 anni non ha più niente da fare, per quanto qua possibile. E allora la questione è un po' così, insomma, è chiaro che se fa una scelta uno ne paga le conseguenze e ne guadagna i frutti, insomma. Un bambino fondamentalmente ha bisogno di certe cose, no? Fondamentalmente. Un po' quello che penso io del fatto della mamma, della figura materna o della figura paterna, dell'uomo e della donna. Secondo me, no, è molto meglio avere un padre che capisce cos'è un bambino che avere un padre e madre, del quale la madre ne capisce poco. Che mio figlio è mio, lo levo io e poi sbaglierò, me lo dirà lui, insomma. Quando arriverà 10 anni che mi dirà, senti papà, che molto capi niente, eh? Io sono stufo di stare con te, e allora dico, via, forse lo vediamo. Ma... Tu eri molto innamorato della madre di Federica? Sì, abbastanza, sì, molto. Fino a quando poi ho deciso che se l'amore era quello, allora io non avevo più a casa di lei. No, cioè, non prendiamo le cose in assoluto. Però se amare voleva dire quello, pagare un prezzo così alto, ma l'affetto verso una persona era così, allora è chiaro che non è più amore, ma è egoismo da parte sua. Quello che voglio dire io è che se un rapporto deve essere obbligatoriamente di comodo,
un rapporto solo perché va fatto a due, non mi va più, insomma. Deve essere un rapporto molto chiaro, molto schietto, molto reale, dove ognuno dice la sua, dove ognuno dà quello che deve dare. Il discorso dell'amore va visto sotto molti aspetti, cioè, sei innamorato ma appunto tieni in considerazione molte cose, no? Cioè allora cominci a ragionare cos'è l'amore veramente, cos'è il... A me mi va benissimo di trovare una ragazza che è una compagna, spero in modo di Dio, anzi spererei di trovarla anche. Non si può concepire in assoluto di essere padroni, cioè nel senso padroni di possedere una persona solo perché hai scelto che quella lì sarà la tua per tutta la vita, quella storia lì, è inconcepibile. Ma tu non ci credi alla coppia tradizionale? No, assolutamente, cioè non ci credo più assolutamente. A me mi va benissimo stare con una persona, ma il giorno, il momento in cui sono delle questioni molto così, non chiare, delle questioni che devono andare avanti, solo perché devono andare avanti non mi va più bene. Si chiariscono, se sono risolvibili benissimo, ma se non sono risolvibili andare avanti come moltissime coppie vanno avanti, allora quello secondo me non è più amore ma è un'abitudine, fa comodo tutti e due stare insieme, mi va benissimo, cioè non venitemi dire che è amore sincero.